Aggiornamento ore 7. Il livello dei fiumi sta pendendo costantemente da oltre 24 ore su tutto territorio modenese. Non si registrano criticità a lungo Panaro, mentre Secchia presenta ancora livelli elevati, soprattutto nella bassa. A Ponte Alto Fiume rimane sotto livello arancione, così come quello Tiepido, che sta per tornare alla soglia verde. Riaperti tutti i ponti, sia a Modena che in pianura. Rimangono chiusi solo il ponte stradale di Curtatona a Modena e il ponte di Cia Bianca a Finale Emilia. La viabilità è quindi regolare su tutta la viabilità modenese e la situazione attuale non prevede ulteriori chiusure. Allerta arancione L. Agenzia regionale la sicurezza del territorio. La protezione civile ha confermato l'allerta arancione per criticità idrauliche sabato 20 maggio con il provvedimento piogge diffuse, più intense sul settore centro-occidentale sulle aree appenniniche, dove sono estese anche in forma di rovescio. Sono quindi attesi nuovi rialzi dei livelli idrometrici sul tratto montano. Tutti i corsi d'acqua della regione nel settore centro-orientale, i nuovi rialzi nei tratti montani determineranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi con l'occupazione delle aree del Galenali. L'interesse degli argini. Argini che, dopo la pressione subita in questi giorni, secondo i tecnici può presentare criticità dovute alla saturazione dei terreni. Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di AIPO e i volontari della Protezione Civile. La polizia locale prosegue nel presidio delle strade e fa da ponte e collabora al monitoraggio del territorio. Il coordinamento degli interventi è affidato al COC, il Centro Operativo Comunale. Nella giornata si è riunito anche il CCS, il Centro di Coordinamento dei Soccorsi convocato dalla Prefettura.